Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video delle pagelle su Inter Empoli. Purtroppo ragazzi vi devo dire che purtroppo la partita io non l'ho vista perché avevo un impegno a mezzogiorno e non ho potuto seguire la partita, però mi sono visto gli highlights, mi sono visto la sintesi della partita e devo dire che è stata una bellissima partita dell'Inter, sofferta nei primi minuti dall'Inter, sofferta come un Empoli comunque in casa, quindi aveva la spinta del pubblico e aveva appunto il pubblico che lo motivava, però noi abbiamo fatto una grande partita, Lukaku con la doppietta e la Lula che torna in azione con anche il gol di Lautaro Martinez. Sono veramente felice, oggi le pagelle sono veramente buone, sono sufficienti per quasi tutti e sono contento finalmente che l'Inter si è riuscita a vincere in trasferta dopo un sacco di mesi in cui l'Inter non riusciva a vincere in trasferta. Oggi Lukaku torna a segnare su azione, Lautaro torna a segnare su azioni, anche se l'aveva fatto già col Benfica, segna anche il campionato su azione e finalmente io spero ragazzi che siamo riusciti a risvegliarci dal nostro momento di crisi di aprile. Ci aspettano adesso gare difficili, ci aspettano gare difficili perché aprile è ancora lungo, ci aspettano partite toste da affrontare contro la Juve in Coppa Italia, contro il Napoli, la Lazio in campionato, poi anche la Roma, il Sassuolo. Sono tutte squadre che comunque sono ostiche e noi dobbiamo mantenere questa partita, dobbiamo rifarla anche contro tutte le altre, perché ho visto sia oggi, nella sintesi, che anche col Benfica è una squadra che adesso sta risistemando la sua linea sui binari giusti e io spero veramente che i ragazzi adesso abbiano capito che devono continuare così anche in campionato. Ci stanno facendo sognare in Champions, ci hanno fatto arrivare in semifinale dopo 13 anni e siamo anche in semifinale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo, quindi dobbiamo cercare anche di arrivare in finale. Alla fine della Coppa Italia dobbiamo riuscire ad arrivare nei primi quattro posti della classifica e so che sarà difficile, ma non è impossibile perché se continuate a fare queste partite, io sono sicuro che possiamo arrivare nei primi quattro posti. Quindi, detto questo, possiamo iniziare con il video delle pagelle. Handanovic, voto 6 e mezzo. Handanovic nei primi minuti salva un paio di azioni, soprattutto quella del contropiede dell'Empoli con il lancio che si trova praticamente davanti ad Handanovic. Handanovic gli mura un po' la porta, anche se lui era fuori dalla porta perché era praticamente nell'area, e l'ha un po' murato e per fortuna è riuscito appunto a bloccare bene l'azione. Poi è subito anche un tiro che ha bloccato bene e Handanovic per tutta la partita si è comportato bene. Quindi 6 al nostro Handanovic. Passiamo alla difesa con Acerbi, 6 più al nostro Federico Acerbi, che oggi un po' meno rispetto alla partita col Benfica, però comunque è una partita sufficiente perché fa una buona partita, sbaglia poco e comunque non fa errori sulla retrovie. Invece De Vrij voto 6,5 perché mi sfiora il gol di testa su quasi cross di Gagliardini. Quindi Gagliardini che fa un cross per De Vrij che quasi fa gol di testa, per il resto fa una partita difensivamente parlando quasi perfetta, non mi pare che sbagli niente, almeno io nelle sintesi non gli ho visto sbagliare niente, poi magari se volete correggermi voi, se volete fare voi i voti potete appunto scriverli nei commenti, esistono appunto per questo i commenti, quindi se volete date il vostro parere, magari senza insultare, però potete dirlo nei commenti. Passiamo ad Ambrosio. D'Ambrosio voto 6. È sufficiente anche D'Ambrosio. Mi pare che aiuta nel limitare un giocatore dell'Empoli quando era entrato nell'area nostra. D'Ambrosio lo mette un po' alle corde ed evita che l'Empoli potesse causare un'azione pericolosa. E per il resto della partita fa una buona partita anche il nostro Danilone D'Ambrosio. Passiamo a Belanova. Finalmente vedo Belanova schierato in campo. Fa una partita buona perché non fa una partita straordinaria. Non è che ha fatto doppietta, non è che ha fatto assist, però comunque ha fatto una bella partita il nostro Belanova. Io
ripeto, ribadisco il fatto che io lo vedo, lo voglio vedere titolare ancora, anche se le partite che ci aspettano sono difficili, quindi presumo che Inzaghi farà giocare i titolari, però io spero magari che nelle partite che contano un po' meno possa finalmente far giocare un po' le seconde linee, come intendo Aslani e Bellanova, non intendo altri giocatori. E sono comunque abbastanza soddisfatto della partita che ha fatto oggi Bellanova. Non ha fatto una, ripeto, non ha fatto una partita straordinaria, però ha fatto una buona partita e si merita appunto un bel 6. Passiamo al centrocampo. Gagliardini 6 più. Sufficienza anche per il Roberto Gagliardini, che era da tantissimo e pare che non dava una sufficienza a Gagliardini, date le sue scarse prestazioni che aveva avuto fino ad oggi. Oggi invece fa una buona partita, fa il cross per la testa di De Vrij, che quasi mi fa gol di testa, e non mi pare che sbagli troppo a centrocampo, o almeno non mi sembra che abbia sbagliato troppo. Passiamo a Brozovic. Brozovic 6, anche lui è sufficiente. Anche Brozovic fa una partita abbastanza buona nel centrocampo, sbaglia poco e imposta come suo solito dal basso. Passiamo a Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, il nostro Çala, voto 6, anche lui sufficiente oggi. Fa un bel tiro nel secondo tempo che il portiere dell'Empoli para. Però comunque fa per il resto una bella partita, e sono contento di rivedere Çala in campo, un giocatore che ci serve, un giocatore che abbiamo visto quanto è tecnico, quanto è migliorato venendo all'Inter, quanto sia bravo e tecnico in certi momenti e quanto lui sia importante in certi momenti. Quindi voto 6 al nostro Çalhanoğlu. E adesso arriviamo forse alle uniche due insufficienze della giornata. Gosens, 5,5. 5,5 perché ormai io non ho più tante speranze in Gosens. Le ho perse già nelle partite vecchie, cioè nelle partite già prima di Monza-Inter, già prima delle partite che abbiamo giocato a inizio aprile. Gosens non è più il giocatore che abbiamo visto all'Atalanta, non è più il giocatore che abbiamo visto in alcuni spargenti con l'Inter, non è più quel giocatore e tenerlo ormai è praticamente quasi inutile, cioè non voglio essere cattivo, però oramai non, cioè io non so veramente come parlare di Gosens perché non mi pare che abbia fatto nulla di, cioè, nulla di che durante la partita. 5,5 anche purtroppo al Tucu Correa, che dopo una grande prestazione con il Benfica, gli astri si sono spostati e Correa è tornato il giocatore che era prima. Una notte di gloria ha avuto il nostro Correa, però la notte di gloria l'ha avuto un altro giocatore, Lukaku 7,5. Big Rom torna al gol su azione finalmente. Le stelle si sono incrociate per lui oggi. Si sono incrociate per lui e per Lautaro. Che finalmente la Lula torna con una tripletta della Lula. Perché due gol di Lukaku e un gol di Lautaro con assist di Lukaku. Quindi veramente 7,5 a Lukaku che se lo merita. Se lo merita il nostro Big Rom. Si merita questa doppietta perché comunque Lukaku è stato per molto tempo, l'ho detto anche io, mi ha fatto incazzare parecchie volte Lukaku e ammetto ancora che Lukaku ancora deve farne molti altri per farsi perdonare tutti quelli che ha sbagliato nelle partite precedenti, ne deve fare 6, 7, 8 per farsi perdonare da tutte le azioni che si è mangiato nelle scorse partite. Stessa cosa vale per Lautaro. Lautaro finalmente adesso è tornato al gol dopo Benfica, adesso ha segnato anche oggi e finalmente sono contento che Lautaro sia tornato al gol anche lui, e spero che possa continuare a segnare anche nelle prossime partite perché come ho detto le prossime partite sono molto difficili contro la Juve, contro la Lazio, contro il Napoli che dobbiamo riaffrontare in campionato, quindi sono sfide
in cui Lautaro e Lukaku ci serviranno tanto. Quindi spero che la coppia la Lula possa tornare anche a segnare contro squadre grosse. 6,5 comunque al nostro Toro che fa la sua degna partita, fa un bel gol e ci sono poche. Poi anche il secondo gol di Lukaku, una fucilata a raso terra che il portiere dell'Empoli non ha neanche visto partire, un gol veramente bello. E sono veramente felice oggi, ragazzi. Mi dispiace solo di non poter aver avuto la possibilità di guardare questa partita. Se fosse stato per me, l'avrei guardata con il cuore questa partita, perché io non me ne ho aperto praticamente nessuna e mi dispiace veramente di essermi perso questa partita, ma sono comunque contento della prestazione dei ragazzi, perché oggi la maggior parte sono sufficienti ed è sufficiente anche il nostro mister Simone Inzaghi. 6,5 al nostro Simone che dopo la partita con l'Empoli, dopo la partita col Benfica, torna a vincere finalmente in trasferta e soprattutto in campionato, dove adesso abbiamo superato il Milan e speriamo che contro la Lecce canni. Cioè, sinceramente adesso sono quinto, quindi spero che quelle dietro di me sbaglino e quelli davanti a me sbaglino anche loro per poter appunto riguadagnare i punti che abbiamo perso per colpa nostra, ovviamente. Abbiamo perso un sacco di punti per colpa nostra. Però adesso che con la Juve gli hanno ridato i punti. Ci sono la Lazio, la Roma e il Milan che vogliono andare in Champions. Quindi sarà una lotta praticamente tra noi tre, tra Roma, Milan e Inter, tra quelle che andranno in Champions. A meno che la Lazio, che ha perso col Torino, possa floppare ancora e rischiare di uscire anche lei. Ma la vedo difficile perché mancano poche partite alla fine del campionato, più o meno ne mancano 7, mi pare che mancano 7 partite. E spero che comunque riusciamo ad arrivare nei primi 4, perché è giusto che i ragazzi ci portino anche tra i primi 4 posti. Quindi direi che per oggi può bastare così. Vi ringrazio se siete arrivati come sempre alla fine del video. Vi ricordo che se volete potete anche iscrivervi al canale e magari se volete lasciare un mi piace o magari lasciarmi un commento, che io tendenzialmente rispondo quasi sempre. E ci vediamo alla prossima partita, che probabilmente sarà, credo, o contro la Juve o contro un'altra in campionato. Quindi ciao a tutti.